ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La viabilità resta il nodo cruciale delle infrastrutture vibratiane. Le principali vie di comunicazione sono in capo alla provincia di Teramo e molte di queste sono da anni prive di manutenzione. Nei 3 anni precedenti nulla, o quasi, è stato fatto per la grande viabilità e la Vibrata sconta ritardi pesanti. I fondi per i progetti bandiera, che servirebbero a riammodernare diversi tratti stradali, fra cui la provinciale che da Controguerra porta alla Fondovalle del Tronto e quella che da Nereto e Santomero porta alla Fondovalle del Salinello, sono nel cassetto da oltre un anno. Manca una firma tra Regione, che ha stanziato i fondi, e la provincia di Teramo, che fino alla passata legislatura su questo fronte non ha mosso passi. Il consigliere delegato al bilancio dell'amministrazione D'Angelo, Mauro Scarpantonio, in passato consigliere delegato alla viabilità, garantisce l'impegno suo personale del collega Pilotti per risolvere il caso Val Vibrata. Beh, la viabilità l'ha presa il nostro collega consigliere Luca Pilotti della Casa dei Comuni, con il quale abbiamo intavolato un rapporto di ascolto e di collaborazione. Quello che abbiamo detto, l'ho detto pure in consiglio provinciale, l'elemento tempo è un elemento fondamentale per quello di calare i finanziamenti sul territorio e quindi di recuperare la celerità dell'azione amministrativa attraverso quello che è il rifacimento della viabilità dei nostri territori. Quindi l'impegno che abbiamo preso in consiglio con i consiglieri provinciali e quindi anche con i sindaci è quello di accelerare il più possibile le procedure amministrative. Sicuramente i progetti bandiera e finanziamenti che sono stati ancora fermi per capire altre procedure tra provincia e ministero e la stessa regione, abbiamo fatto una prima attività di ricognizione con gli uffici, quindi anche con il nostro candidato, con il nostro consigliere Luca Pilotti, e sicuramente metteremo azione e attività a questo che per il proseguo, per avere magari già nei primi impegni per la stagione estiva. Lei ritiene che l'amministrazione provinciale passata si sia di fatto dimenticato di un pezzo del territorio, quello vibratiano, di cui lei insomma si è occupato tante volte anche da sindaco? Ma guarda, io l'ho sempre sostenuto in consiglio provinciale in questi 4 anni. L'ho detto perché, come detto prima, l'elemento tempo è un elemento fondamentale. Spesso ci siamo trovati a fare le programmazioni all'ultimo istante, a fare gli asfalti nei mesi di novembre, per la tardività della programmazione, ma anche l'approvazione di strumenti di programmazione, quello del bilancio.